Allora, io ringrazio i relatori che trattano un tema molto interessante e molto complesso, cioè le modifiche che sono intervenute in tema di conversione e pignoramento e ordine di liberazione, ma soprattutto, io direi, la tematica in generale delle esecuzioni individuali, che veramente in questi anni hanno cambiato un po' faccia. Ripeto un pochino la mia preoccupazione quando c'è stato l'intervento del dottor Angelini, cioè si continuano a fornire informazioni sui tempi di durata delle procedure esecutive che non sono aggiornate, e io ricordo un intervento recentissimo qualche giorno fa a Roma di Francesco Vigorito, che come voi sapete è un collega che si è molto occupato di procedure esecutive, che forniva dati aggiornati, e veramente è cambiato, per effetto di interventi legislativi, è cambiato molto. Quindi in un quadro di efficienza e competitività, questo è un elemento assolutamente importante. Il primo a intervenire è il Presidente Spirito, che è Presidente della terza sezione civile della Cassazione, che è appunto, insieme a tante altre competenze, la sezione tratta anche questi temi. Prego. Sì, il ringraziamento all'organizzatore e a Laura non è formale, perché ci ha dato l'occasione di dire delle cose che noi stiamo dicendo in tournée nazionali, e di dirle a una platea più vasta, che non comprende soltanto magistrati o giuristi, ma di professionisti che comunque sono coinvolti sul tema dell'esecuzione. Diciamo che io brevemente soltanto ricapitolo alcune cose, alcune novità che ha voluto introdurre la Corte di Cassazione, poi faccio parte di questo gruppo di lavoro della Corte. Ieri avete già ascoltato Leuzzi, dopo di me ci saranno ancora Saia e Fanticini, che fanno parte di un gruppo di lavoro più grande, che da un anno e mezzo ha cominciato una nuova sperimentazione nella prassi giudiziaria dello smaltimento del lavoro della Corte di Cassazione. Sistema che storicamente funziona con una sorta di lavoro che possiamo definire a pioggia, nel senso che la Corte di Cassazione si trova ad esaminare i ricorsi che le vengono sottoposti. Naturalmente, solitamente si trova di fronte a questioni insorte molti anni prima, a volte decenni prima, e quindi è l'ultima nella filiera giudiziaria. Questo gruppo di lavoro a un certo punto si è trovato in una straordinaria sintonia per cercare di percepire un modo diverso e nuovo di fare Cassazione in una delle materie della terza sezione civile, tabellare. La terza sezione civile ha queste due materie fondamentali importanti: uno, quello della responsabilità civile. Per chi di voi ci segue sa che anche su questo fronte ci siamo mossi con una serie di novità, e poi le esecuzioni civili. E sulle esecuzioni civili mi è facile agganciarmi a quello che poco fa ha detto il dottor Angelini, cioè il discorso di un sistema giudiziario che è lento, che arriva tardi. Non sappiamo se queste statistiche sono aggiornate, ma ci vedevano immediatamente per tempestività dopo il Gambia, e questo non è poco, è prima della Somalia, e che ci gratifica, è stata una nostra colonia, quindi evidentemente ha assorbito la nostra tradizione giuridica. Quindi a questo punto abbiamo riflettuto su questi temi e abbiamo pensato a un modo diverso e nuovo di fare nomofilachia. Rapidissimamente, voi sapete che la Corte di Cassazione, per Costituzione e per ordinamento giudiziario, è quella preposta a dare questa affermazione ultima del principio del diritto, che ha una funzione nel nostro sistema, ma in genere in tutti i sistemi europei, di quella che viene detta la predittività o la prevedibilità del diritto, cioè è un modo per far conoscere al cittadino quale potrebbe essere l'esito certo della sua lite nel momento in cui la intraprendesse. Purtroppo la Corte di Cassazione, con il carico di lavoro che ha, pensate che è una Corte che è arrivata a un numero enorme di componenti che non è conosciuto in nessun sistema occidentale almeno,
con un numero di pendenze straordinario. La Corte di Cassazione Civile ha una pendenza di 120.000 processi, con una produzione in termini numerici di 36.000 provvedimenti l'anno. Questo ci mette completamente fuori dal panorama giudiziario europeo. E a questo punto la riflessione è stata quella di andare a cercare una prassi, un metodo di lavoro nuovo che invertisse, diciamo, ribaltasse il sistema tradizionale, non attendesse più che arrivasse il ricorso che poneva un determinato problema per risolverlo, ma era andato a cercare. E nel mondo degli esecuzionisti questo è particolarmente semplice, perché è un mondo fatto di persone che non sono soltanto magistrati, ma sono anche avvocati, ma sono anche dottori commercialisti, quindi è un mondo ampio, oltre ovviamente la dottrina, ed è un mondo che consente, attraverso una serie di forum, di riviste specializzate, di prospettare quali sono i problemi più rilevanti in un contesto storico che in 10 anni, come voi sapete, ha visto più o meno una riforma all'anno e quindi ha reso questo tutto più complicato. E allora noi abbiamo adottato questo sistema, a cui invito tutti a partecipare, che la segnalazione su un forum o su una rivista di un problema immediato che nasceva o da una nuova legge o nasceva da una serie di interpretazioni controverse fosse immediatamente segnalato, captato da una nostra struttura di lavoro che è preposta a fare questo, dopodiché si è andati, ribaltando, vi dicevo, il sistema classico, alla ricerca noi del ricorso di cui avevamo bisogno per risolvere la questione. Quindi con un sistema di spoglio particolarmente attento e dettagliato si è arrivato alla possibilità di conoscere questa questione in quale dei nostri processi fosse annidata. Dopodiché, senza tener conto di moli, di lavoro, di quantità di tempi o altro, un gruppo di lavoro è andato a porre un calendario di questioni, calendario che è stato pubblicizzato e comunicato agli operatori in genere di questa materia, in modo da far sapere che la Corte avrebbe deciso nello spazio di un certo tempo e in una certa udienza determinate questioni fondamentali, dibattute, controverse nel settore. Si è arrivato così nello spazio di un anno alla produzione di circa 57 sentenze, quelle che sono comunemente chiamate di alto valore nomofilattico, cioè dove abbiamo affrontato grandi principi dibattuti nella materia, sentenze che adesso saranno raccolte in una relazione che farà il massimario sul punto, ma che comunque sono diffuse in tutte le riviste. Sappiamo che l'operazione è stata gradita perché molti giudici nazionali, conoscendo questo calendario di udienze, hanno bloccato i loro affari giudiziari in attesa della soluzione di questa problematica. Il problema ci si è posto nel momento in cui invece noi non fossimo muniti di un processo che quella problematica poneva, o perché era una problematica recente, o perché era una questione che non veniva in Cassazione, benché controversa nel merito, non veniva in Cassazione perché si trattava di provvedimenti non impugnabili o mai impugnati o comunque in genere non impugnabili. E allora abbiamo qui scelto e attuato un'altra strada che offre l'ordinamento. Abbiamo posto la questione al procuratore generale della Cassazione, il quale ha uno straordinario potere, ma straordinario nel vero senso della parola, perché si parla di un ricorso straordinario nell'interesse della legge. Il procuratore generale della Cassazione può andare ad impugnare qualsiasi provvedimento nazionale quando non lo ritenga conforme a diritto. E così è avvenuto in un caso recente. Io non vi farò una rassegna di queste 50-60 questioni che sono state dibattute e risolte da questo gruppo di lavoro, peraltro molto affiatato, litigioso al suo interno, ma poi capace anche di produrre dopo delle cose di particolare importanza. Di questo gruppo, vi ripeto, qui ci sono Reuzzi, Fanticini e Saia.
Ma ce ne sono altri che voi conoscerete, Vivaldi, De Stefano, Tatangelo, D'Arrigo, Rossetti, Rubino, una serie di persone che voi troverete come relatori e estensori di queste cause ed estensori di questi provvedimenti che probabilmente voi alcuni ne conoscete. Voglio soltanto, vi ho parlato di questo ricorso del procuratore generale che noi abbiamo sollecitato, diciamo, e abbiamo ottenuto ricorso che poi è stato deciso dalle sezioni unite in una questione che era di particolare importanza, cioè si trattava di stabilire se il provvedimento con cui il giudice dell'opposizione ex 615,1 decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecutiva del titolo sia o no impugnabile, e ne è venuto in questo caso una sentenza delle sezioni unite la quale ha affermato la sua impugnabilità con il rimedio del reclamo ex articolo 669 tergetis, questione che invece era stata nel merito particolarmente combattuta, non era arrivata mai in Cassazione per le ragioni che vi ho detto, perché su questo provvedimento non era ammesso neanche ex articolo 111 della Costituzione, non era ammesso il ricorso per Cassazione. Rapidamente vi voglio ricordare che importanti pronunzie sono avvenute, questo può interessare i delegati in genere, sul controllo della documentazione ipotecaria, cioè l'esigenza di risalire al cosiddetto atto ante ventennio per maggiori garanzie dell'aggiudicatario. Perché questa operazione, vi voglio dire, è particolarmente difficile in quanto deve tenere presente una serie di garanzie, di tutele. Per un verso va tutelato il debitore, per altro verso va tutelato il creditore, per altro verso ancora va tutelato l'aggiudicatario e sopra di tutto va tutelata l'esigenza di rapidità del sistema per poter arrivare a una efficace esecuzione. Voi sapete che si parla del valore di un 2% del nostro PIL, la tardività in cui si arriva all'esecuzione. Voi sapete che questo non incentiva gli imprenditori né nazionali né esteri all'intrapresa nel nostro territorio, proprio perché l'imprenditore in Italia non ha la certezza di ottenere il proprio credito e di ottenerlo subito. Dopo questo, un'altra cosa interessante sulla quale abbiamo lavorato è stata, dopo appunto la tutela aggiudicatario, è stato necessario chiarire, e questo ci è stato particolarmente a cuore proprio perché, vi dicevo, c'è stato un susseguirsi di leggi in questi 10-12 anni che è stato veramente straordinario e per certi versi devastante. Non sempre si tratta di provvedimenti che sono riusciti a velocizzare l'operazione, però un'affermazione che è venuta dal nostro lavoro è quella che, secondo cui l'ordinanza che dispone la vendita assicura uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti, come tale acquista il valore di una lex specialis che pone un punto fermo anche rispetto a mutamenti di legislativi. E in questo caso appunto si trattava di un'ipotesi in cui il delegato non aveva pubblicizzato la gara su quei determinati canali che voi conoscete, che sono quelli riconosciuti dal Ministero. In questo caso c'è stato l'annullamento del provvedimento e la dichiarazione nel merito della nullità di tutta l'aggiudicazione. Ancora ci siamo rivolti verso il discorso della trasparenza della gara e dei soggetti che ne sono coinvolti, in particolare di fronte a una serie di contrasti ci è sembrato giusto chiarire che coloro i quali non possono partecipare alla gara non sono in genere magistrati e altri funzionari che appartengono a quell'ufficio giudiziario, ma coloro che per ragioni tabellari, per ragioni
milioni di lavoro effettivamente a questo tipo di procedimenti abbiano messo mano, mentre gli altri ne sono rimasti completamente estranei. E poi l'ultimo, direi, interessante punto è stato quello sulle spese dell'espropriazione forzata, dove ci è sembrato di ribadire, in questo caso perché era già stato già affermato, ma con maggior vigore, che la liquidazione delle spese dell'esecuzione in caso di incapienza non giustifica l'avvio di altri processi esecutivi da parte del creditore, quindi il sistema è chiuso e si risolve tutto al suo interno. E adesso con piacere vi trasferirei questo discorso, la continuità di questo discorso, ai colleghi che vi daranno notizie, per chi non le conoscesse, ma vi ripeto, queste notizie sono molto facilmente e rapidamente divulgate, su altri aspetti speciali su cui ci siamo concentrati. Grazie. Ringrazio il Presidente Spirito. Questa sacrosanta e opportuna iniziativa, che mi fa tornare agli anni in cui ero consigliere alla Corte, quindi mi rendo bene conto di che cosa significa andare a ricercare i ricorsi che si prestano a questo tipo di operazione, mi consente di ricordare che noi non abbiamo in Italia lo strumento che ha invece la Cassazione francese, che circa 10 anni fa, grazie a una norma introdotta nel Codice di Procedura Civile, ha avuto il potere di interpretare motu proprio le norme di nuova emanazione quando si cominciasse a profilare un contrasto di pronunce tra i giudici di merito. E alla mia domanda se questo non creava poi il rischio di pronunce diverse quando la questione pervenisse nuovamente in Cassazione attraverso le vie ordinarie, la risposta fu negativa, perché chi si pronuncia è la Grande Chambre. La Grande Chambre è l'equivalente delle sezioni unite, cioè la sezione competente che si pronuncia nella sua composizione più ampia, e quindi con garanzie che si... Posso dire... Prego. Il Presidente Palazzari mi stimola a una cosa che noi stiamo pubblicizzando quando abbiamo a volte l'appoggio dei nostri accademici amici processualisti su questi temi, una cosa che stiamo molto diciamo pubblicizzando e diramando su questa esigenza oggi, come in Francia, dove vi diceva appunto il Presidente Panzani, dal 91 esiste questo meccanismo che si chiama della saisine pour avis in Francia, un meccanismo per il quale il giudice di primo grado, di fronte a norme nuove non abbiano già una cosiddetta copertura nomofilattica, può chiedere direttamente alla Grande Chambre, cioè a una sorta di sezioni unite della Cassazione francese, quale sia l'interpretazione originale e autentica di quella norma. Questo vi fa capire che precede di decenni quella che poi potrebbe essere una nomofilachia ordinaria, e potrebbe sicuramente dare quella predittività immediata di cui vi parlavo prima. Si contesta anche che la Cassazione deve intervenire soltanto dopo anni, cioè quando la giurisprudenza di merito ha già sedimentato e chiarito alcune cose, e che non sarebbe giusto che invece intervenisse nell'immediato. Questa è sicuramente un'esigenza e una realtà. Bisogna capire quanto sia ancora attuale tutto questo e quanto il cittadino abbia più bisogno di una decisione certificata e immediata, e quanto invece il cittadino abbia bisogno di una giurisprudenza sedimentata e lenta. Insomma, ma comunque queste cose le diciamo perché, se possono entrare nel comune dibattito, possono essere discusse e ci si potrebbe a breve, non a lungo, arrivare a queste forme nuove di fare nomofilachia. Grazie. Il Presidente Panzani mi ha dato uno stimolo per dire certe cose che... Abbiamo tutti imparato qualcosa di più. L'altro profilo, ma questo approfitto per dirlo, il ricorso nell'interesse della legge del procuratore generale, che è un istituto che moltissimi anni non è stato praticamente utilizzato, oggi conosce una nuova fortuna, ed è indubbiamente importante, soprattutto nei casi in cui si tratta di provvedimenti
che non hanno possibilità di arrivare in Cassazione e può consentire di affrontare e risolvere delle situazioni particolari. La Procura Generale della Cassazione si è attrezzata per ricevere segnalazioni di queste situazioni, soprattutto dalle corti di appello, ma non esclusivamente dalle corti di appello. Per esempio, gli ordini degli avvocati possono essere un tramite assai utile per il procuratore generale. Per farvi un esempio pratico, perché forse è più interessante dire questo che altre cose, si è creato in questi giorni proprio uno straordinario dibattito intorno ai contratti a canone concordato di locazione che voi conoscete. L'Italia si sta dilaniando perché colleghi, che magistrati che sono nella stessa stanza, quando sono chiamati a decidere sulla proroga in caso di mancata disdetta, alcuni hanno detto che questi si prorogano per 5 anni, altri hanno detto che si prorogano di 2 anni, altri hanno detto che si prorogano di 3 anni, perché voi, come sapete, il sistema funziona a 3+2. E l'Italia è spaccata su questo, con problemi che non sono indifferenti, perché stiamo parlando di un diritto fondamentale come la casa. E quindi è preannunziato a giorni un ricorso, appunto, visto che non sono arrivati in Cassazione perché sono troppo acerbi questi processi, è stato preannunziato da parte del Procuratore Generale un ricorso che riguardi questo argomento e che possa subito, immediatamente, risolvere la questione. Questo per darvi un esempio pratico di come sia necessario ribaltare il sistema tradizionale. Non parlo più, grazie. Ma non parlo più neanch'io, perché sennò ci facciamo portare dalla passione e poi non riusciamo a far stare, non nei tempi che erano previsti, che forse erano un po' ottimistici, ma in tempi ragionevoli il resto del dibattito. Quindi Giovanni Fanticini, che insomma, si è occupato abbondantemente di questi temi e che mi pare che ha delle slide, no? Quindi il quesito se ci dobbiamo spostare o no, se si vede. No, credo che si vede. Prego. Ora, grazie. Io sono qui a parlarvi delle novità in materia di ordine di liberazione. Non è un argomento che non abbiamo mai trattato, perché la prima volta che sono venuto a Mantova era il 2014 e parlammo di custodia e ordine di liberazione nelle vendite fallimentari e se si potesse oppure no liberare gli immobili del fallito. Era il 2014, di acqua ne è passata parecchia sotto i ponti, ci sono state le riforme legislative dell'articolo 560, la prima, quella epocale del 2006, durata fino al 2016, poi il periodo dal 2016 al 2019, dove il legislatore del 2016 ha ulteriormente incentivato la liberazione dell'immobile pignorato, per poi arrivare al decreto legge 135 del 2018, o meglio alla legge di conversione di quel decreto legge, la numero 12 del 2019, che ha completamente riscritto l'articolo 560. Che cosa è cambiato? Ma prima di dire che cosa è cambiato, vediamo cosa non è cambiato. Allora, tutto è uguale per le procedure che hanno un atto di pignoramento notificato fino al 12 febbraio del 2019. Quindi ancora per un bel pezzo, tenuto conto dei tempi delle nostre procedure, continuerà ad applicarsi il previgente articolo 560. Ho sottolineato quella data di pubblicazione sul Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, 12 febbraio 2019, perché è significativa. Dopo vi farò notare il perché. Non è cambiata la finalità del processo esecutivo, che è un processo che mira a liquidare, il processo esecutivo per espropriazione, a liquidare un bene trasformandolo in denaro. Non è cambiata la collocazione dell'ordine di liberazione all'interno di questo processo esecutivo con quelle specifiche finalità. Il processo esecutivo, come dicevo, concretizza il titolo esecutivo, trasforma il bene pignorato in denaro. Ci sono interessi in gioco privatistici, la soddisfazione delle ragioni creditorie, tutelata dalla Costituzione, tutelata dall'articolo 1, protocollo addizionale 1 della CEDU. Il patrimonio del debitore, anch'esso tutelato dall'articolo 1, protocollo addizionale 1. E
l'interesse a una esdebitazione, se ne è parlato pochissimo tempo fa, proprio su questo palco, ma l'esdebitazione la troviamo già nella direttiva mutui, insomma i sistemi devono tendere a vendere al miglior prezzo al fine di conseguire una esdebitazione totale o quantomeno parziale, ma la più ampia possibile, del debitore. Gli interessi in gioco in un processo esecutivo non sono però soltanto privatistici. C'è un criterio, un principio che presidia tutti i processi, che è quello della ragionevole durata. Ci sono i nostri fondamenti economico-giuridici, tutti sappiamo che nel momento in cui si richiede una erogazione di finanziamento, l'ipoteca continua ad essere, perlomeno per il credito che vediamo nelle esecuzioni individuali, continua ad essere lo strumento di garanzia principale. E per quale ragione noi scontiamo un credito, un'erogazione del credito deteriore, a condizioni deteriori rispetto a quella che avviene in Danimarca, avviene in Olanda? Proprio perché il sistema non è in grado di tutelare, o perlomeno non tutela appieno, l'interesse pubblicistico e la credibilità internazionale del sistema. Proprio stamattina si è parlato di queste statistiche internazionali. Il riferimento è al rapporto Enforcing Contracts, Doing Business Enforcing Contracts, che tutti gli anni la Banca Mondiale pubblica, analizza i tempi ma anche i costi e la qualità dei sistemi per il recupero del credito. La maglia nera ce l'abbiamo soprattutto per quanto riguarda il tempo. Le classifiche sono tremende. Su 189 paesi nel 2014 l'Italia era collocata al 147esimo posto. Al primo posto Singapore, ma Lussemburgo al secondo, insomma paesi occidentali erano tutti collocati nelle prime 50 posizioni. Noi eravamo giusto dietro il Madagascar. Abbiamo avuto un grandissimo balzo in avanti negli anni 2016, 17, 18, raggiungendo ben il 108 posto in classifica, davanti alla Somalia, ricordava il Presidente, dietro al Gambia, però vedete dietro a paesi che eufemisticamente definirei privi di un'economia avanzata, Tanzania, Mongolia, Fiji e El Salvador. Nel 2019, ahimè, abbiamo fatto tre passi indietro, siamo arrivati al 111esimo posto. Tanzania, Mongolia, Fiji e El Salvador sono sempre davanti, ma sono davanti anche la Sierra Leone, la Costa d'Avorio, El Salvador. La Somalia però è dietro, quindi su questo possiamo continuare a consolarci. Dicevo, in questo sistema il legislatore cambia e riscrive l'articolo 560 del Codice di Procedura Civile. L'ordine di liberazione, non sto a leggere la norma che do per conosciuta, l'ordine di liberazione che era stato introdotto nel 2006 come uno dei grimaldelli che servivano per rendere efficiente, efficace e rapida l'espropriazione individuale di un immobile. Alla prima lettura della disposizione si è subito detto non si libera più, anche perché la disposizione è stata pubblicizzata tramite tweet e pagine di Facebook come salviamo le case degli italiani, abbiamo risolto il problema dei poveretti messi sulla strada, non si libera più. E ad una lettura superficiale della norma, io stesso ma tanti colleghi hanno interpretato la disposizione come un divieto di liberare l'immobile. Perché? Perché il debitore non perde il possesso del cespite fino al decreto di trasferimento e al giudice è fatto divieto di disporre il rilascio del cespite prima della pronuncia del decreto di trasferimento. Ma questa slide richiama solamente due commi dell'articolo 560 e la norma, la ratio legis, va individuata estrapolandola dal testo di legge come scritto nella sua interezza e da un testo di legge che è collocato all'interno di un sistema e di un processo che è volto a tutelare quegli interessi privatistici e pubblicistici di cui vi ho parlato poco fa. E allora cosa ha fatto il legislatore? Confrontiamo il vecchio testo col nuovo testo. Il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, diceva la norma vigente fino al 12 febbraio 2019. Quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare il cespite, oppure quando revoca quell'autorizzazione, oppure quando aggiudica o assegna l'immobile. In pratica il legislatore del 2006,
confermato nel 2006, lasciava ampio margine di discrezionalità al giudice sul momento in cui emettere l'ordine di liberazione. Ordine di liberazione obbligatorio, la legge dice dispone, indicativo presente, vuol dire il giudice ordina la liberazione. Che cosa era lasciato nella discrezionalità del giudicante? Il momento. Un momento ultimo era segnato dalla disposizione, al momento dell'aggiudicazione. Prima di allora, già la Corte di Cassazione, con la 6836 del 2015, aveva detto che rientrava nella discrezionalità del giudice individuare un momento anche anteriore all'aggiudicazione in cui disporre la liberazione per facilitare la vendita. Il legislatore del 2019 cambia, dispone, mettendo ordina la liberazione, quindi questo ordine di liberazione resta come obbligatorio, come provvedimento obbligatorio del giudice, e dice quando l'immobile non è abitato dal debitore o dal suo nucleo familiare, ordina la liberazione, unendo la prima parte e l'ultima parte del comma sesto dell'articolo 560, questa è una nuova disposizione. Se l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, il giudice ordina. Quando l'immobile invece è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, il giudice non può mai disporre il rilascio prima del decreto di trasferimento, a meno che non ricorrano le condizioni del comma sesto che tra poco vedremo. Che cosa ha fatto il legislatore? Il legislatore ha tolto discrezionalità al giudice. L'ordine di liberazione resta, ma non è più il giudice che decide quando si emette. Significative sono le parole utilizzate dal legislatore nella nuova norma. Si dice quando, non si dice se. Quindi quando l'immobile non è abitato devi emettere l'ordine di liberazione. Quando l'immobile invece è abitato dal debitore col nucleo familiare, allora non puoi mai emettere l'ordine di liberazione salvo alcune eccezioni. Qual è la ratio di questa agevolazione che il legislatore ha voluto attribuire e a chi? Allora, per sei volte la disposizione fa riferimento a debitore e nucleo familiare, debitori e familiari che con lui convivono. Lui, debitore, e il suo nucleo familiare. Insomma, per sei volte si fa riferimento alla famiglia. L'agevolazione, quindi, serve per togliere discrezionalità al giudice, mantenere come fermo ed obbligatorio l'ordine di liberazione e togliere discrezionalità completamente al giudice quando all'interno dell'immobile vi è un nucleo familiare, una famiglia che vi abiti. E a questo punto il giudice è imbrigliato, a meno che non ricorrano alcune eccezioni. Ma il rapporto tra regola e eccezione forse dobbiamo chiarirlo. Qual è la regola e qual è l'eccezione? Perché la norma del comma sesto dell'articolo 560 ci dice che il giudice ordina la liberazione quando è ostacolato il diritto di visita, quando l'immobile non è adeguatamente mantenuto in buono stato di conservazione, se il debitore viola altri obblighi previsti dalla legge, oppure quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Allora, qual è la regola e qual è l'eccezione? La regola è l'immobile non abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, nella quale ricaviamo poi l'eccezione dell'immobile occupato, chiamiamolo prima casa in gergo, della famiglia, e poi c'è un'eccezione all'eccezione, cioè quando l'immobile è occupato dalla famiglia, però la famiglia si comporta male perché viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico. Qual è la prima casa? Qual è il riferimento che il legislatore vuole per dare questa protezione, questa agevolazione? È una casa, intanto catastalmente destinata ad uso abitativo, se qualcuno va a vivere nel garage è un problema suo, non possiamo avallare che questa diventi un'abitazione per via di fatto. Deve essere l'immobile adibito ad abitazione al momento del pignoramento e anche all'attualità, perché è ovvio che se l'abitazione viene rilasciata dal debitore, dai suoi familiari che se ne vanno, a questo punto non è più un immobile ad uso abitativo. E deve essere occupato dal debitore e dai suoi familiari. Quindi non basta che ci siano soltanto i familiari. L'articolo 560 parla in un punto di debitore e familiari che con lui convivono.
Cosa si deve esserci il debitore, quindi, oltre ai familiari, devono esserci i familiari oltre al debitore, quindi il debitore single, salvo voler attribuire al single la medesima tutela che si attribuisce a una famiglia, non può godere di questa agevolazione eccezionale rispetto alla regola. Cosa si intende per famiglia? Non credo che possa essere una famiglia intesa come la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, possibilmente pure in chiesa. Per famiglia si deve intendere la famiglia anagrafica, che comprende anche le unioni civili e le famiglie di fatto. Quali sono adesso le funzioni del custode? Noi sappiamo che tradizionalmente il custode conserva, amministra, colloca sul mercato. Oggi il custode ha anche ulteriore funzione di vigilare sul debitore e sui suoi familiari, perché il controllo e il rispetto degli obblighi imposti dallo stesso articolo 560 diviene essenziale per disporre l'eventuale liberazione del cespite. Quali doveri incombono sul debitore e sui suoi familiari? Sono doveri che lo riguardano come parte processuale, un dovere di collaborazione al buon andamento della procedura, doveri che gli incombono come custode, non come custode giudiziario, ma proprio come custode nel senso del 2051 CC, e come proprietario possessore del bene. Deve rendere il conto, deve conservare il bene, non deve ostacolare il diritto di visita, non deve violare gli altri obblighi che la legge pone a suo carico. Allora, su questo piccolissimo inciso, la norma è estremamente ampia, non possiamo pensare che la liberazione possa essere disposta perché il debitore ha parcheggiato la macchina in divieto di sosta, pur essendo questo un obbligo previsto dalla legge. Deve trattarsi di qualche obbligo che si riferisce all'immobile pignorato, quindi la verifica del custode deve riguardare la manutenzione, l'occupazione, la partecipazione all'assemblea condominiale, il pagamento delle spese condominiali, che sono sia obbligo di legge, 1123 codice civile, sia obbligo di manutenzione delle parti comuni, anch'esse oggetto di pignoramento. Il legislatore del 2019 ci lascia un dubbio. Se nel 2006 il provvedimento costituiva titolo esecutivo per il rilascio e dava luogo a un'esecuzione in forma specifica, nel 2016 diventa un'attuazione endoesecutiva e nel 2019... nell'intera pagina non è scritto, di questo lungo articolo 560, non è scritto come si attua. Si può ipotizzare, ma vedremo cosa dirà la giurisprudenza, non già una costituzione, una nuova creazione di un'esecuzione in forma specifica in virtù di un provvedimento che nemmeno è definito come titolo esecutivo, ma forse ancora un'attuazione endoesecutiva. Vado a concludere con l'ultima slide, a vantaggio questa sì dei fallimentaristi presenti, che sennò potrebbero risultare disinteressati, per richiamare l'articolo 216,2 del Codice della Crisi, sottolineato, entrato in vigore pubblicato il 14 febbraio 2019 su Gazzetta Ufficiale, due giorni dopo la legge di conversione del DL 135 del 2018. E che cosa prevede il 216? Prevede che il giudice delegato ordini la liberazione degli immobili e che si applichi l'articolo 560, commi terzo e quarto del codice procedura. Alla data di pubblicazione del codice della crisi sulla Gazzetta Ufficiale, l'articolo 560 era già questo, quello vigente. Ma il riferimento, vedete, non può essere corretto. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. E cosa c'entra con la liberazione disposta dal giudice delegato? Quindi il riferimento, a mio avviso, non può che essere ai commi previgenti, quindi alle disposizioni che riguardavano, ovviamente mutatis mutandis per quanto riguarda la opponibilità del provvedimento del giudice delegato, riguardavano la liberazione dell'immobile, e una liberazione che avviene sotto il controllo e secondo le disposizioni impartite dallo stesso giudice, ovviamente nell'abito fallimentare del giudice delegato. Grazie. Proseguiamo con l'ultimo relatore di questa, di questo panel, il dottor Saia, e gli chiedo massima concisione per lasciare adeguato spazio alla relazione di sintesi. Grazie Presidente, sarò velocissimo anche perché l'argomento che oggi tratterò si presta ad essere trattato molto
velocemente. Consentitemi prima di unirmi ai ringraziamenti per l'organizzazione, a Laura per la splendida, consueta e inarrivabile ospitalità. Andiamo immediatamente in medias res. Io, come spesso mi capita quando vengo a Mantova, devo fare la parte necessariamente del cattivo, perché mi tocca andare a commentare dei recenti interventi normativi, spesso catalogabili nell'ambito delle norme manifesto e frutto spesso di legislazione che definirei emozionale, ma che purtroppo poi all'atto pratico hanno delle ricadute impalpabili. Mi ricordo uno degli ultimi interventi qui a Mantova, credo 2 o 3 anni fa, dovetti parlare del pegno non possessorio, che era uno degli argomenti in base ai quali sostanzialmente l'Italia sperava di poter effettuare la scalata in quel famoso doing business di cui più volte si è parlato qui anche questa mattina. Come avemmo modo di vedere 2 o 3 anni fa quando ne parlammo, la norma non era immediatamente applicabile perché necessitava di una emissione di uno speciale albo ottenuto, si scoprì, dall'Agenzia delle Entrate. Non era operativa allora, non è operativa neanche oggi, quindi da questo punto di vista possiamo stare sereni, nel senso che la novità non ci tange più di tanto. Qui cito, sono costretto a citare Bruno Conca per aver anticipato la battuta. Questo per dire che come operatore del diritto mi preoccupa questo costante intervento del legislatore con legislazione d'urgenza nella materia processuale, laddove qui ovviamente a questo tavolo ci sono relatori ben più autorevoli di me, con i quali purtroppo si disorienta principalmente l'operatore, spesso senza una reale necessità. L'intervento sulla conversione, per andare appunto specificamente al tema che mi è stato assegnato, rientra in una norma cosiddetta norma Bramini, frutto appunto di legislazione emozionale, spesso su basi fattuali ben diverse rispetto a quelle che sono state manifestate sulla stampa. Io, se qualcuno è interessato, invito ad andare a leggere la delibera del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella pratica a tutela dei colleghi di Monza che si occuparono appunto del procedimento che ha dato la stura poi a questi interventi normativi. Vedrete che i dati fattuali della realtà sono ben diversi rispetto a quelli che abbiamo letto sui giornali e che hanno poi portato a questo intervento normativo salutato sulla stampa o sulle slide o su Twitter e così via, come giù le mani dalle case degli italiani, eccetera, eccetera. Ovviamente lo dico senza spirito polemico, ma registrando un dato che è sotto gli occhi di tutti e sotto gli occhi di chiunque voglia andare a cercare appunto la verità, più che fermarsi a elementi superficiali. Allora, andiamo a vedere molto brevemente in che cosa si è intervenuto rispetto alla conversione del pignoramento. Giusto per inquadrare telegraficamente, la conversione è uno strumento a tutela del debitore, il quale voglia evitare la liquidazione del bene che gli è stato pignorato mediante il versamento di una somma di denaro sufficiente a soddisfare tutti i creditori, quindi il creditore pignorante e i creditori fino a quel momento intervenuti. Si tratta quindi di un subprocedimento che ha come scopo quello di sterilizzare una delle fasi più importanti del processo esecutivo, in un processo per fasi formato normalmente, ce lo dice la Sezione Unite sin dal 1995, formato da 3 fasi: impressione del vincolo pignoratizio, liquidazione, cioè trasformazione del bene in denaro, e distribuzione. La conversione del pignoramento si innesta nella seconda fase, cioè quella della liquidazione del bene, che è destinata a trasformare il bene in denaro, attraverso appunto un subprocedimento che rende inutile la liquidazione, quindi la vendita del bene, perché il debitore
offre appunto a tutti i creditori una somma sufficiente a soddisfarli integralmente. Qui mi riallaccio al titolo del nostro di questo splendido convegno, che è appunto quello delle opportunità al debitore in crisi. Comprendiamo già, per quello che ho detto, che da questo punto di vista il debitore in crisi, laddove ovviamente per debitore si intende non soltanto l'imprenditore ma in generale l'insolvente civile, è chiaro che da questo punto di vista la conversione non ha un particolare appeal per il debitore, perché non offre possibilità esdebitatorie di vantaggio, a differenza di quello che abbiamo appena sentito nel panel precedente, appunto con riferimento appunto al sovrindebitamento. Perché qui la necessità è che il debitore abbia l'intera provvista occorrente e sufficiente per soddisfare integralmente i creditori. Detto questo, andiamo a vedere concretamente come l'articolo 4 del decreto legge del 135 del 2018, convertito appunto dalla legge numero 12 del 2019, è intervenuto sull'articolo 495. Si tratta di interventi estemporanei che hanno determinato, sono espressione di un favor debitoris, perché nella sostanza si va ad incidere appunto sull'articolo 495 sotto alcuni aspetti in qualche modo di agevolazione per il debitore. Come sappiamo, quando il debitore presenta l'istanza per la conversione, da presentarsi appunto prima che sia disposta la vendita, questo in base ad un portato dell'evoluzione normativa che vi tralascio perché non abbiamo ovviamente il tempo, ma che ovviamente do per scontato, l'istanza deve essere corredata da una somma che, mentre in passato era pari ad un quinto del totale del montante necessario appunto per del montante dei crediti concorrenti nell'esecuzione individuale, viene diminuito ad un sesto. E qui, per esempio, uno dei problemi relativi al difetto di coordinamento, forse alla frettolosità del legislatore, o direi anche alla non piena conoscenza degli istituti su cui si va ad innestare, lo troviamo con riferimento all'articolo 492, comma terzo, sulla forma del pignoramento. Come vi dicevo poc'anzi, appunto, la somma da offrire è oggi, per l'ammissibilità, è pari ad un sesto. Nel 492,3 è rimasto invariato invece il riferimento alla necessità che il creditore, quando effettua il pignoramento, nell'ambito del pignoramento, debba effettuare l'avvertenza al debitore della possibilità di accedere alla conversione. È rimasto invariato nel terzo comma il riferimento alla possibilità di accedere alla conversione mediante l'offerta di una somma pari ad un quinto. Difetto di coordinamento, probabilmente una svista, ma non è la sola e direi anche non è la più grave. Ulteriori interventi estemporanei: estensione della possibilità di rateizzazione da 36 mesi a 48 mesi. Bene, ovviamente va colta questa sensibilità del legislatore per la possibilità offerta al debitore di poter dilazionare nel tempo, in un tempo più utile per poter giungere al totale versamento delle somme determinate dal giudice dell'esecuzione, se non che questa norma, dobbiamo aver ben chiaro, che questa norma, espressione di un favor debitoris, è certamente una norma che ha un costo sociale, ha un possibile costo sociale elevato, perché, come sappiamo, il termine legislativamente previsto per la durata ragionevole del processo esecutivo è fissato dalla norma stessa, dalla legge Pinto, in 3 anni. E questo termine è chiaro che non può, per definizione, essere rispettato nella misura in cui il giudice dell'esecuzione discrezionalmente, resta ferma la discrezionalità, discrezionalmente conceda al debitore una rateazione pari a 48 mesi. Attenzione, deve essere chiaro che non si tratta di un diritto del debitore ad una rateazione così ampia, perché va comunque
allegato e dimostrato elementi fattuali idonei a consentire al giudice dell'esecuzione di riscontrare la sussistenza di giustificati motivi per la rateazione. È chiaro che però il giudice dell'esecuzione dovrà tener conto di quei costi sociali relativi allo sforamento della durata ragionevole del processo esecutivo, che vedrà attori probabilmente non certo il debitore che ha chiesto una rateazione di 48 anni, ma mi viene da considerare per esempio la posizione dei creditori che vengono in qualche modo sacrificati sull'altare, direi, di queste esigenze pur rispettabili del debitore. Ci sarebbe da dire altro, ma devo necessariamente correre. Ulteriore intervento di cesellatura, direi, riguarda la previsione che la decadenza dal beneficio della rateazione viene comminata qualora il debitore ritardi, a differenza di prima, dove si prevedeva un ritardo di 15 giorni, e il ritardo oggi viene individuato in 30 giorni, quindi un raddoppio del termine del ritardo nel versamento delle singole rate. Poco importante. In realtà l'intervento più incisivo e forse più problematico non riguarda l'articolo 495, ma riguarda l'articolo 569 sulla udienza di comparizione delle parti. E qui quello che dicevo all'inizio, secondo me, viene esplicitato in modo, direi, tangibile e plastico. Perché? Perché già l'incipit è problematico. Io lo leggo con voi molto velocemente. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, quindi già l'inciso mi fa capire che chi ha elaborato la norma e chi l'ha scritta probabilmente non aveva ben chiari i meccanismi di funzionamento della conversione. I due articoli citati riguardano gli effetti dell'intervento tardivo e la tardività dell'intervento dei creditori privilegiati. Ebbene, con riferimento alla conversione, un problema di tardività dell'intervento in senso tecnico nel processo esecutivo non è configurabile, o meglio, è configurabile in via estremamente residuale. Devo necessariamente correre, quindi mi farete licenza di qualche passaggio logico. Il punto è che nell'ambito del procedimento di conversione il problema della tempestività e della tardività viene azzerato. Perché? Perché poiché si deve tener conto nell'ordinanza di conversione esclusivamente del credito del pignorante e dei creditori intervenuti fino alla udienza, così ci dice appunto una delle più importanti pronunce della Cassazione, la 940 del 2012, sul tema della conversione. Aggiungo che il progetto esecuzioni, incidentalmente, non si è ancora pronunciato su problemi specifici della conversione, perché evidentemente non ce n'è stata l'occasione o forse la necessità. Stavo dicendo appunto che se l'intervento da prendere in considerazione è l'intervento fino alla adozione della ordinanza di conversione, e se la conversione può essere chiesta prima che sia disposta la vendita, termine che segna il discrimine tra l'intervento tempestivo e tardivo, mi sembra evidente che il riferimento, già l'incipit di questa norma interpolativa del 569, non ha assolutamente alcun senso, a mio modesto avviso. In ogni caso, il nucleo di questa novità è individuato nella necessità che almeno 30 giorni prima della udienza il creditore pignorante e gli altri creditori che sono già intervenuti debbano notificare al debitore una nota riepilogativa del credito, quindi riepilogativa del credito per capitale, per interessi e spese, con indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Cosa succede se non si notifica questa nota di precisazione? L'effetto, ce lo dice appunto l'ultima parte della norma, in difetto agli effetti della liquidazione della somma di quel primo comma del 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive. Quindi, nella sostanza, non si prevede
una sorta di meccanismo di non contestazione nel caso in cui appunto il creditore non svolga questa attività, l'effetto sarà quello di cristallizzare l'importo complessivo dei crediti nei documenti e negli atti di parte già depositati. Il problema è che questa norma va ad interpolare il 569, ma avrebbe in realtà dovuto essere inserita nell'articolo 495 con riferimento all'udienza fissata dal giudice nella sola ipotesi in cui il debitore avesse presentato istanza di conversione. Inserirla nel 569 porta un effetto che, contrariamente a quelli che erano i desideri dei compilatori della norma, di fatto sterilizza l'utilità dell'intervento, perché non ho purtroppo il tempo di andare per step logici, perché davvero il tempo è tiranno. Il punto è che il fissare nel termine di 30 giorni prima dell'udienza 569 significa che l'attività richiesta ai creditori è un'attività che riguarda sicuramente il pignorante e può riguardare esclusivamente i creditori che siano intervenuti almeno 30 giorni prima dell'udienza 569. Ma noi sappiamo che il termine per intervenire tempestivamente è proprio quello dell'inizio dell'udienza 569, dell'udienza di comparizione parti. E allora comprendete come l'utilità di questo intervento è praticamente quasi nulla, perché limitata alla sola posizione del pignorante, di chi abbia svolto l'intervento prima. L'effetto pratico quale sarà? Se intervengo 15 giorni prima dell'udienza, non ho alcun onere di depositare e notificare una nota di precisazione del credito. Ci sarebbe da dire altro, sono costretto a fermarvi. Vi ringrazio dell'attenzione. Qualora ci fossero eventualmente delle esigenze particolari, se c'è tempo per il dibattito, sono disponibile. Grazie. Il dibattito lo vedo un po' improbabile, insomma, perché già abbiamo chiesto molto al nostro pubblico, che ha avuto la bontà di restare fino a questo momento.